Pace, anche stamattina siamo insieme per condividere una porzione della parola del Signore e credo che questa mattina il Signore ci ha dato una parola proprio adatta per la tua circostanza. Il Signore stamattina ti vuole parlare in un modo personale, sì, perché quando noi vogliamo servire il Signore, quando noi siamo nell'ambito di quelli che sono alla ricerca di Dio, quando ci troviamo in un contesto cristiano, già è una benedizione e il Signore ci vuole rafforzare, ti vuole rafforzare. Entriamo nel favore di Dio, stamattina il Signore mi ha messo nel cuore. Noi come credenti già ci siamo, se facciamo parte di una comunità cristiana siamo già nel favore di Dio, perciò siamo già nella giusta posizione. Ora dobbiamo soltanto dipendere dal Signore, perché nel bel mezzo di dove, nel recinto del gregge che noi siamo, possono avverarsi delle circostanze, delle avversità, delle anomalie, che con l'aiuto del Signore, Egli attraverso la sua parola ci parla e ci dà le direttive. In parole diverse ci dà le strategie che dobbiamo usare. Davide cercava Dio e voleva essere informato se doveva andare a combattere contro i suoi nemici. Una volta Dio gli disse vai, una seconda volta gli disse aspetta, cioè noi nell'ambito del volere e della volontà di Dio dobbiamo attendere le direttive che vengono da Lui, dobbiamo imparare a chiedere informazioni al Signore. Ogni volta che ci dobbiamo muovere, andare avanti, proseguire, usare l'ufficio del discernimento, cioè chiedere al Signore, Signore qui come mi devo muovere, Signore qui come devo fare, mettere un po' di tempo in più prima di fare errori, in modo che scegliamo la strada giusta, perché poi tornare indietro facciamo fatica e molte volte non riusciamo più, perché ci troviamo in un senso unico dove siamo coinvolti e non riusciamo facilmente. Perciò dobbiamo mettere attenzione, pur restando nell'ovile del Signore, dobbiamo comunque vigilare. Entriamo nel favore di Dio. Questa mattina il Signore ha una parola proprio adatta per te. Poni mente, perché il Signore ti parla. Benedetto sia il Signore. Leggiamo insieme in 1 Samuele capitolo 1, verso 6. E la rivale mortificava continuamente Anna affin di inasprirla, perché l'Eterno l'aveva fatta sterile. C'è qualche cosa nella tua vita che non è uguale a quella che hanno gli altri nell'ambiente cristiano dove tu vivi. E questo molte volte ti inasprisce per il fatto che qualcuno che ha qualcosa la mette su un piedistallo e molte volte ti accorgi che lo fa per mortificarti, per sentirsi superiore. Non è un sentimento che viene da parte del Signore questo, ma comunque nell'ambito dove tu vai a servire il Signore succede anche questo. Vigila stamattina che il Signore ti dà la via di uscita. Benedetto sia il Signore. Nella nostra vita c'è sempre chi usa un metodo malefico. Nel bel mezzo della comunità cristiana succede anche questo. Tu mi dirai, ma noi siamo credenti? No, vacci piano. Vacci piano, perché sennò prendi delle grandi delusioni. Tu devi vigilare costantemente, perché finché l'opera del Signore si sviluppa nella vita nostra di ogni giorno è sempre soggetta ad inquinarsi facilmente, perché molte volte la poca consacrazione ci porta fuori strada. E guardiamo insieme, anche nelle famiglie per bene, una famiglia per bene che dà l'impressione che sta nel coro, che canta, che aiuta nella chiesa, che fa il chirichetto, che suona, che canta. Comunque questo pericolo c'è sempre. Vigila, perché stamattina il Signore ti dà la via di uscita. Anche nelle famiglie per bene succede questo. Guardiamolo insieme nel capitolo 1 verso 3 di questa bella famiglia che è la famiglia della mamma di Samuele. Guardiamolo. E quest'uomo ogni anno saliva dalla sua città per andare ad adorare l'Eterno degli eserciti e ad offrirgli dei sacrifici a Shiloh. E qui vi erano i due figlioli di Eli, Ofni e Fineas, sacerdote dell'Eterno. Vedi, questa famiglia andava per adorare il Signore, è esattamente come quando tu vai in chiesa. E beh, quando uno va in chiesa dovrebbe trovare tutta un'oasi benedetta, ma non è sempre così, perché abbiamo letto nel verso 6 che andava tutta la famiglia per adorare Dio. Ma attenzione, nella stessa famiglia c'erano delle cose che si manifestavano anche quando si andava in chiesa. Facevano parte della tribù di Levi, cioè questa famiglia, oltre ad essere una famiglia che andava ad adorare Dio, ma aveva un privilegio maggiore, era della famiglia di Levi, cioè coloro che dovevano amministrare le cose di Dio. Potremmo dire dei bravi evangelici, che facciamo parte di un gruppo o di preti o di frati o di suore, che facciamo parte di un gruppo un poco che dobbiamo amministrare le cose del Signore. Nell'ambiente cristiano, quando dico cristiano voglio dire non solo evangelici, non solo protestanti, non solo cattolici. Noi cristiani siamo questa immagine propria. A qualsiasi gruppo tu fai parte, anche se fai parte della sala del regno, o quale regno sia, queste cose succedono, perciò il Signore stamattina ti vuole dare la risposta importante per questa sofferenza che tu hai nel cuore. Facevano parte della tribù di Levi. Guardando bene, sembra che era tutto ok, cioè visto dall'esterno, amministravano le cose di Dio in un modo molto facile. Si canta, oh alleluia, si prega, oh, erano i primi a pregare, tutto funzionava, ma non funzionava, c'era qualcosa che non andava, mancava quell'umiltà e quella disciplina che deve dare lo Spirito Santo ai nostri cuori. Ma non è così. Nel nostro cammino cristiano pensiamo che noi che andiamo in chiesa è sempre tutto ok, ma non è così. Ascolta bene stamattina, perché il Signore ti vuole parlare e ti vuole tirare dei nodi che tu hai dentro, ti vuole liberare. Guardiamo nel verso 7 cosa dice la Scrittura. Così avveniva ogni anno. Ogni volta che Anna saliva alla casa dell'Eterno, Peninna la mortificava a quel modo, onde la piangeva e non mangiava più. Guarda che situazione! Andavano in chiesa, andavano lì, e proprio in chiesa accelerava ancora di più. Tu molte volte ti turbi più quando vai in chiesa che quando resti a casa. Se questa è la tua posizione stamattina, il Signore ti vuole essere di aiuto, perché Lui sa la sofferenza del tuo cuore. Tanto che vai in chiesa e vivi come nel verso 8, guardiamo nel verso 8 che come viveva. E il Cana, suo marito, le diceva: Anna, perché piangi? Perché non mangi? Perché è triste il cuor tuo? Non ti valgo io più di 10 figlioli. Erano nella chiesa, nel tempio, e questo accadeva. Anziché tornare benedetti, tornavano amareggiati. Tu vai a una processione, vai qua, vai là, e molte volte nell'ambiente così, proprio quando tu ti mantieni che vuoi servire meglio il Signore, il nemico si usa di qualcuno che è più vicino a te. Guardate che situazione. Per il loro paese, per il loro vicinato, per tutti, erano delle persone per bene, erano partiti da lontano per andare, ma proprio nel Tempio, dove dovevano godere della benedizione di Dio, guarda cosa succede. E questo accade a te quando tu vai in chiesa. Oh, liberacene, Signore! Perché? Perché proprio lì il nemico ha messo degli ostacoli. E ogni volta, allora, dovevano adorare, sentire la presenza di Dio e così via. Ma guarda, quante volte te ne torni come un cane bastonato quando vai in chiesa. Quando questo ti accade, tu sei in travaglio. Se ti accade questo, ascolta bene. Molte volte, quando deve partorire qualcosa di nuovo, tu hai un travaglio. Normalmente quando la donna è in travaglio sta per partorire una nuova creatura. Quando tu cominci ad avvertire nella tua chiesa dove tu vai questo fenomeno, devi sapere che il Signore sta facendo partorire qualcosa di nuovo per te che sei in questa situazione. Vigila stamattina, il Signore ti dà la risposta molto importante, perché devi prendere sante decisioni con il Signore. Quando deve partorire succede così. Quando c'è qualcosa che deve partorire, che il Signore vuole cambiare, ti mette dentro una tensione, qualcosa che, delle anomalie che ti succedono, perché non vedi che le cose vanno come devono andare. Questo che cosa fa? Ti amareggia, ti fa sentire che le cose non funzionano e allora fai le cose artificiali e non più spirituali. Ci vai, perché è giusto per dire, se no il pastore, se no poi mi dice il conduttore perché non sei venuto, perché... E tu ci vai e continui così per anni, anni, anni. Ma non si sviluppa mai la tua vita cristiana, non si sviluppa mai la tua fede, non servi mai il Signore, perché afflitto vai, afflitto torni. Dio ci deve liberare, oggi il Signore ti vuole liberare. Ascolta bene cosa ti dice il Signore. Guardiamo nel verso 11. E mentre era lì nel Tempio, Anna si sposta col cuore in un'altra direzione. Ricordati che tu ti devi spostare verso Dio se vuoi la risposta. Se vuoi che partorisca quel che deve partorire da parte del Signore nella tua vita, ti devi rivolgere al Signore. Allora quella situazione era insostenibile ormai, a casa era così, in chiesa era così, in mezzo ai credenti è così. Signore, ma com'è possibile? Tu sei il principe della pace, io vengo qui anche nella tua casa. Quante volte hai pensato, io se non fosse per mio marito, se non fosse per mia moglie, io non continuerei più ad andare in quella comunità, perché è diventato insostenibile. La via di uscita il Signore te la sta dando in questo momento. Ascolta bene. E fece un voto dicendo: O Eterno degli eserciti, se hai riguardo all'afflizione della tua serva e ti ricordi di me e non dimentichi la tua serva e dai alla tua serva un figliolo maschio, io lo consacrerò all'Eterno per tutti i giorni della sua vita e il rasoio non passerà sulla sua testa. Non solo lei si consacrava, ma voleva consacrare quello che Dio gli dava. Non è che tu hai bisogno di un figlio, ma è l'esempio che tu fai un voto davanti al Signore, che tu ti vuoi dedicare con tutte le risposte che Dio ti dà per servire meglio il Signore. E non ti lasci intrapponare nelle trappole sataniche e diaboliche che sono arrivate fino nell'ambiente dove dovrebbe essere sacro. Dio ti deve aiutare oggi. Ascolta bene la parola del Signore. Prendi il peso e portalo al Signore. In questa circostanza non era solo Anna sterile. Ascolta bene. Ma anche Israele era sterile, perché in Israele era la stessa cosa, a partire dai figli del sacerdote e poi via dicendo. Quando Dio vuole portare un cambiamento, comincia dal nostro cuore e noi possiamo essere le persone che Dio chiama per svolgere il suo compito. Queste contrazioni che aveva Anna erano le stesse contrazioni che c'erano nel popolo. Quello che tu stai soffrendo lo sta soffrendo il popolo di Dio in questo tempo di carestia spirituale. Perciò questa contrazione che tu hai dentro, non ti preoccupare, che con Dio non solo ti risolve il problema, ma Dio attraverso di te amplierà l'opera sua dove tu sei. Guardiamolo insieme, è bello questo. Non era solo Anna sterile, ma anche Israele. Guardiamo nel capitolo 3, verso 1, che cosa dice. Or il giovinetto Samuele serviva all'Eterno sotto gli occhi di Eli. La parola dell'Eterno era rara a quei tempi e le visioni non erano frequenti. Allora c'erano due sofferenze, quella di Anna e quella di Dio che non aveva chi amministrava la parola di Dio. Dio mette insieme le due cose, dalla risposta a Anna e la risposta ad Israele. Dio vuole dare la risposta a te questa mattina e la risposta all'opera sua dove Dio ti ha chiamato. Signore, aiutaci. Grazie, Signore. Anna si muoveva in sintonia con Dio. Molte volte ciò che ci dice il cuore viene da parte del Signore. Il Signore ci fa attraversare attraverso qualche snodo un poco particolare perché si vuole servire di noi, e se non si creano le contrazioni noi non prendiamo decisioni. La sua preghiera erano le doglie di Dio. Dio aveva le stesse doglie dentro di sé perché vedeva il suo popolo che non veniva alimentato e ogni giorno si restringeva l'opera di Dio in mezzo al suo popolo. Così è ora. Per dare la risposta ad Anna, ma anche per il suo popolo sterile, perché il suo popolo era la figura di Anna sterile che aveva bisogno di un rinnovamento, di una riproduzione. Dio ci deve aiutare. Per dare la risposta a Anna, ma anche per il suo popolo sterile, cioè Dio. Tu stai soffrendo, ma dove soffri tu come credente che ami il Signore? Se soffri per queste cose, Dio sta soffrendo insieme con te. Perciò le tue contrazioni sono quelle di Dio che si riversano nel tuo cuore e il tuo cuore si riversano in quello di Dio, perché quando noi serviamo il Signore ci sono dei sentimenti che ci accomunano, perché lo Spirito Santo di Dio molte volte fa piangere i servitori che si rivolgono a Dio. Quante volte, se tu sei un credente di quelli, senti le lacrime che ti scorrono, lo Spirito Santo che piange dentro di te. I sentimenti di Dio si accomunano. le contrazioni tue sono le contrazioni di Dio, ma che Dio vuole fare qualche cosa oggi nella tua vita, nella tua chiesa? Punto interrogativo. Stai vivendo così? E questa è la tua condizione? Guardiamo nel verso 15. Ma Anna rispondendo disse: no, signor mio, io sono una donna tribolata nello spirito. Questo che ti accade, tu sei tribolato, sei tribolata nello spirito. E non ho bevuto né vino né bevanda alcolica, ma stavo spandendo l'anima mia dinanzi all'Eterno. Ecco il modo che noi dobbiamo andare al Signore, perché il Signore ti dà la risposta. Ed ora guardiamo che risposte dà il Signore. Il Signore ti vuole rispondere. Abbandona tutte le contrazioni che ci sono e andiamo al Signore insieme nel nome potente di Gesù Cristo, perché il Signore ti fa vedere cose belle che fa. Non ti preoccupare. Quando tu resti fedele con il Signore e ti rivolgi al Signore, il Signore opera in un modo potente. Guardiamolo insieme. L'opera del Signore, lì nella chiesa dove sei, il Signore ti dice qualcosa di importante. Tu hai a cuore l'opera del Signore? Vuoi vedere l'opera del Signore che prospera? Lì nella chiesa dove sei, la vedi che non prospera, stai soffrendo, sei come Anna, perché se vai pure in chiesa e lì piuttosto che godere stai piangendo, perché vieni così ferita, così ferito ogni giorno. Oh, alleluia! Queste contrazioni, Signore, oggi ti dice che sono anche le sue e ti vuole non solo tirar fuori, ma vuole dare la risposta a te in questo giorno. Il Signore ti dice, guarda nel verso 17 cosa dice. Ed egli replicò: vai in pace, e l'Iddio di Israele esaudisca la tua preghiera che gli hai rivolto. Prendi questo verso per te oggi. Se tu vai al Signore, preghi il Signore, continua a cercare Dio, Dio oggi ti dice: stai in pace, sorella, stai in pace, fratello, perché il Signore oggi ti dà la risposta che tu hai bisogno. Oggi comincia un processo di cambiamento nella tua vita, perché quando tu vai al Signore, il Signore è potente di cambiare la scena. Ed è esattamente questo che ti parla oggi il Signore. Scrivitelo, vattelo a rileggere e vedrai come il Signore risponde al tuo bisogno. Basta, continua a seguire e fai come fece Anna. Verso 18, cosa fece Anna? Ella rispose: possa la tua serva trovar grazia agli occhi tuoi. Così la donna se ne andò per la sua via, mangiò. Non piangere più, sorella. Fratello, se questa è la tua posizione, non piangere più. Oggi il Signore ti dice: mangia, bevi e prega, e il suo sembiante non fu più quello di prima. Dio ti ha mandato una parola e ti sta dando delle direttive precise e vedrai che il Signore farà un'opera potente nella tua vita. Oggi segnatelo sul calendario. Oggi Dio cambia la tua posizione lì nel bel mezzo del tempio dove tu sei. Perché se questo succede a te, le tue contrazioni sono quelle di Dio, perché vede che l'opera sua, non solo tu non hai sviluppo, ma non ha sviluppo l'opera di Dio. Dio si vuole servire di te. Sei una persona scelta da Dio, le sue doglie sono nella tua vita, perciò tu partorirai. Guardiamolo insieme. Avere rapporti più frequenti con Gesù. Quando tornò a casa Anna, cominciò a avere rapporti con il Cana. Da quei rapporti, con l'intervento divino, con la parola di Dio che gli aveva dato, la parola viva di Dio che viene al tuo cuore oggi, il tuo rapporto frequente con il Signore Gesù Cristo, egli riempie la tua casa di anime. Se non li vedi dove sei, il Signore comincerà a riempire la tua casa. Resta fedele al Signore. Egli comincia un'opera nella tua casa. Si serve di te. Basta che tu continui ad avere rapporti con il Signore Gesù Cristo. Guardiamo nel capitolo 2, verso 21. Il Signore si vuole servire di te. Il Signore si è stancato di vedere un tempio così. Si è stancato, ha messo delle contrazioni nella tua vita che sono uguali alle sue, perché Egli vuole vedere l'opera sua che cresca e che prosperi, e che le tue sofferenze non permettono di avere quello che tu devi avere. E l'Eterno visitò Anna, la quale concepì e partorì 3 figliuoli e 2 figliuole, e il giovinetto Samuele cresceva presso l'Eterno. Dio vuole benedire la tua casa, Dio vuole farti partorire, Dio vuole che ciò che ha messo dentro di te del divino produca nuove anime, nuove creature, perché si vuole servire di te. Le tue contrazioni, nella sofferenza che hai, nel bel mezzo della comunità dove sei, il Signore oggi ti dice: abbi rapporti più frequenti col Signore e fai diventare la tua casa una casa dove possano crescere i figli dell'Iddio vivente, perché insieme agli altri cresceva anche chi doveva amministrare le cose che doveva amministrare. Insieme ai 3 figliuoli e le 2 figliuole cresceva anche Samuele, che amministrava le cose di Dio. Dio chiamerà nuovi amministratori della parola del Signore man mano che si sviluppa. Egli vuole risvegliare il suo popolo, Egli vuole risvegliare te, Egli vuole risvegliare la tua casa, Egli vuole risvegliare la Chiesa dove sei attraverso di te. Perché il Signore guarda. Guardiamo cosa guarda il Signore. Capitolo 16, verso 7. Se tu hai un cuore che piace al Signore, se tu predisponi costantemente il tuo cuore davanti al Signore, è proprio quello che guarda il Signore oggi, mentre sei nella sua presenza. Ma l'Eterno disse a Samuele: non badare al suo aspetto né all'altezza della sua statura, perché io l'ho scartato, giacché l'Eterno non guarda a quello a cui guarda l'uomo. L'uomo riguarda all'apparenza, ma l'Eterno riguarda al cuore. Sì, oggi il pericolo è questo, che noi ancora nelle chiese dove ci troviamo, dovunque tu stai partecipando e vedi queste cose, è perché guardiamo all'apparenza e non guardiamo al cuore. Ma tu devi sapere oggi che il Signore guarda il tuo cuore. Se il tuo cuore vuole servire il Signore veramente, Egli fa progredire l'opera sua nella tua vita. Non ti angustiare più, perché se no non servi il Signore e ti perdi pure tu. Fai una scelta oggi nel dire: Signore, tu mi hai dato la risposta, ora dammi le direttive, come devo cominciare a camminare per vedere l'opera tua che prosperi nella mia vita e attraverso la mia vita, perché Dio ti ha dato un ministerio. Se continui a restare in quella posizione e non vai al Signore e ti lasci guidare da Lui, perdi il ministerio, perdi la possibilità di servire Dio. Non lo servirai mai più, e quando sei fatto vecchio cosa vuoi fare più? Oggi il Signore ti dice: prendi una santa decisione, perché il Signore guarda il tuo cuore. Se il tuo cuore è un buon cuore per Lui, allora tu sarai uno strumento potente nelle sue mani. E non solo Egli guarda il cuore, guarda anche come tu ti muovi da questo momento in poi, perché il Signore guarda il tuo cuore, abbiamo visto in 16-17, ma guarda anche come ti muovi nella sua presenza. Guardiamolo insieme nel capitolo 15, verso 22. Ci deve essere una coesione con quello che noi abbiamo nel nostro cuore. La coesione di Anna era presa tutta per voler piacere a Dio. Se tu vuoi piacere al Signore, ti muovi anche di conseguenza. E Samuele disse: l'Eterno egli ha grado gli olocausti e i sacrifici, come che si ubbidisca alla sua voce, devi cominciare ad imparare a seguire la voce della coscienza che viene dallo Spirito Santo. Quella ti guida. Ecco, l'ubbidienza val meglio che il sacrificio e dare ascolto val meglio che il grasso di montoni. Ci dobbiamo anche, ti devi anche muovere nella guida dello Spirito Santo, perché questa contrazione, se tu ci continui a vivere dentro, non partorisce nulla, ma abortisci, resta infezione. Ma se tu ti lasci guidare dallo Spirito Santo, allora comincia a funzionare. Guardiamo nel verso 23. Signore, guarda anche come ti muovi, poiché la ribellione, quando tu ti ribelli al Signore, se ti dà delle indicazioni, è come il peccato della divinazione e l'ostinatezza. Se tu continui ad ostinarti di restare in un ambiente religioso dove non senti la presenza del Signore, quella ostinatezza non ti tira fuori, perché è un peccato davanti al Signore. Dobbiamo essere disponibili a seguire la sua voce. L'ostinatezza è come l'adorazione degli idoli e degli dei domestici. Il Signore ci deve aiutare. Anche tu che adori gli idoli, li veneri, che dici, gli dei domestici, tutti quelli che tieni nella casa, quelle statuette, quelle cose, quello è un grande peccato davanti al Signore, giacché tu hai rigettata la parola dell'Eterno, anche Egli ti rigetta come Re. Signore, aiutaci. Abbiamo bisogno di essere ubbidienti alla voce dello Spirito Santo, e allora Lui ci tira fuori. Egli ha messo delle contrazioni nella tua vita, ma devi sapere che ti devi muovere sotto la guida dello Spirito Santo, devi abbandonare il sistema religioso e devi entrare in quello della guida dello Spirito Santo, un stretto rapporto con il Signore Gesù Cristo, come il rapporto stretto di Elcana con Anna incominciò a produrre figli. Così un rapporto stretto, che tu segui il Signore Gesù Cristo mentre lo Spirito Santo ti guida, cominci a vedere l'opera sua che prospera nella tua vita e dove Dio ti ha messo, e incominci a vedere i risultati del rinnovamento che porta lo Spirito Santo nella tua vita. Questa famiglia non aveva visto nulla perché viveva nel sistema religioso. Anche essere delle famiglie di Levi, quelli che dovevano amministrare la parola del Signore, ma guarda cosa si viveva in quella casa, come si viveva in quel tempio quando loro ci entravano. Questo rispecchia la tua casa e la tua chiesa. Se così è, Dio oggi ti ha dato la via di uscita. Vai al Signore, fai voti di ubbidienza, digli che lo vuoi servire, mantieni un rapporto più stretto con il Signore di Gesù, fatti guidare dallo Spirito Santo e cominci a vedere il cambiamento. Cambia aspetto la tua vita. Nel momento che tu cominci a servire il Signore ti senti come liberato, perché ti liberi dal sistema religioso, tutte quelle bende che tu hai intorno. Il Signore te li toglie, te li fa cadere. Oggi il Signore sta facendo qualcosa di importante con te. Ti voglio dare un'immagine che ti resta. Quando Gesù disse a Lazzaro vieni fuori, Lazzaro venne fuori vivo ma ancora legato con le bende. Gesù dà la vita, ma il Signore sta mandando questo messaggio a te oggi, per slegarti dalle bende che ti sostengono, che ti mantengono legata ancora. Gesù disse ai discepoli, scioglietelo e fatelo mangiare. Benedetto sia il Signore. Il Signore oggi ti sta sciogliendo, sta tagliando quelle bende della religiosità che si sono formate intorno a te, che ti hanno imbavagliato ed imbalsamato. Egli ti ha dato la nuova vita, ma con il rapporto che hai con Lui, la tua casa, il Signore si servirà di te per riprodurre l'opera sua dove Dio ti ha messo, e vedrai la sua gloria che si manifesta in un modo speciale, perché Egli stesso ti dà parole di conoscenza per amministrarle, e non solo, ma come crescevano nella famiglia di Anna, così cresceva anche chi doveva amministrare la parola. Il Signore farà sviluppare nuovi pastori, nuovi conduttori, guidati dallo Spirito Santo. Nel rinnovamento che Egli porta farà crescere insieme conduttori e pecore, pastori e pecore che vengono rinnovati dallo Spirito Santo, che si staccano dalle bende della religiosità, e la vita di Cristo si manifesta in un modo potente. Preghiamo il Signore che Dio ti dia il discernimento come prendere sante decisioni sotto la guida dello Spirito Santo, perché Dio ti ha mandato una parola, perché la tua posizione rispecchia quella di Anna, ed oggi il Signore ti ha dato la strategia da seguire. Vai al Signore, fai voti di ubbidienza, cerca il Signore ed Egli ti dà la guida che tu hai bisogno. Ringraziamo il Signore insieme. Signore, ti ringraziamo, ti benediciamo e ti lodiamo, perché tu sei all'opera e prendi, Signore, dalla tua parola, quella parola che il cuore di chi l'ascolta e di noi che la riceviamo ci trasporta nella giusta direzione, perché tu rienergizzi al presente la tua parola per dare il messaggio al nostro cuore che ne abbiamo bisogno. Ti ringraziamo insieme, Signore, e chiediamo la tua conferma su ogni cuore che in questo giorno tu hai dato la risposta. Ti ringraziamo insieme, oh Dio, nel nome di Gesù. Amen, amen, amen. Dio ti benedica. Ci puoi seguire su Facebook Parole di Vita. Lì trovi tutte le nostre meditazioni di ogni giorno. Su YouTube puoi cercarci anche lì, tutto quello che noi facciamo è lì che tu lo puoi prelevare, lo puoi ascoltare e lo puoi anche trasferire da una parte all'altra. È così, Michele? Su YouTube Parole di Vita TV. Poi puoi ascoltarci su TivùSat canale 454, su Sky 854, sul digitale terrestre 245, sul sito web in tutto il mondo su www.paroledivita.org. puoi scaricare l'app per iOS Parole di Vita, e sul canale 161 tutti i giorni dalle 10:30 a mezzogiorno, oppure la domenica dalle 10:30 alle 12:30. Stiamo pregando il Signore per avere un canale che copra bene tutta l'Italia. Continua a pregare con noi, perché il Signore ci dia la possibilità di coprire in un modo capillare tutta l'Italia. Siamo in trattativa con una società che fa la distribuzione su tutto il territorio nazionale, che copre il 93% della nazione. Prega insieme con noi che possiamo concludere questo contratto e che il Signore possa farci raggiungere più anime possibili ogni giorno. Preghiamo il Signore insieme che il Signore possa operare per la sua sola gloria e perché la sua parola penetri in ogni orecchio, in ogni cuore, per la gloria di Gesù, perché dove arriva la parola del Signore porta rinnovamento. Dio ti benedica, pace, ci vediamo domani. Stasera c'è la replica per la preghiera, preghiamo attraverso la replica che insieme restiamo con il Signore. Domani mattina alle 10:30 abbiamo il culto di adorazione ed insieme lodiamo il Signore. Sostienici nella preghiera, se ti è possibile, e puoi sostenerci anche finanziariamente. Il Signore non resterà debitore di nessuno, perché noi abbiamo un grande interesse di allargare il più possibile ogni giorno la conoscenza della parola del Signore. Dio ti benedica, pace, a domani mattina.